Benvenuti ragazzi, sono Harry Laz e bentornati in questo nuovo video sul canale di Noi Malati di Futo. Questo è il secondo video che porto su questo canale. Spero che comunque il primo video lo squad del pack opening vi sia piaciuto. Oggi invece sono qui con una Bundes economica, quindi uno squad Bundes economico. E come al solito il link del mio canale lo trovate nella descrizione. E partiamo subito con questo video. Allora, questa è una Bundes con il 4-3-1-2, con in porta abbiamo Van der Velde, ragazzi, secondo me il secondo portiere più forte della Bundes dopo ovviamente Neuer. Van der Velde si presenta davvero un ottimo giocatore perché ha ottime statistiche da portiere, ha solo il rinvio e la velocità ovviamente che peccano, ma comunque ha tutte le statistiche sopra l'80. Poi andiamo avanti con terzino destro Grosskreutz, mi pare che si dica, con 80 velocità, 72 di tiro, 74 di passaggio, 70 di dribbling, 74 di difesa, 77 di fisico. È un terzino molto 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 completo perché ha tutte le statistiche sopra al 70, quindi si può considerare davvero un ottimo terzino. Come difensore centrale ho scelto Nando Upgrade perché è davvero un giocatore, secondo me con il suo partner che dopo vi andrò a far vedere, è davvero un giocatore forte. 83 di difesa e 75 di fisico. Secondo me queste statistiche, ecco, non evidenziano veramente quello che Naldo è in game, quindi è molto più forte in game che sulla carta. Quello che stavo parlando poco fa era Ovedes, ragazzi. 83 di difesa e 78 di fisico, è un difensore centrale tedesco davvero davvero ottimo in coppia con Naldo. Come terzino sinistro ho scelto lo spagnolo del Bayern Monaco, Bernat, ragazzi. 84 di velocità e 80 di dribbling, è la versione ovviamente upgrade, quella là oro rara, se no c'è quella argento se non sbaglio, però ecco non mi piace. E 70 di fisico, 77 di difesa, anche lui diciamo un terzino abbastanza completo. 3 di piede debole e anche 3 di mosse e abilità. Come centrocampista centrale ho scelto Maximilian Meyer in form, che era, ragazzi, nella descrizione comunque vi lascio la review che i miei ecco colleghi hanno fatto di Meyer. Pagato 9.900.000 crediti, Maximilian Meyer è davvero un ottimo centrocampista perché a parte il fisico e la difesa ha tutte le statistiche sopra il 70, quindi 77 di velocità, 70 di tiro, 74 di passaggio e 85 di dribbling, ragazzi. Davvero un ottimo centrocampista. Work rate alto normale, piede debole 4 e mossa abilità 3. Come altro centrocampista ho scelto Luis Gustavo, pagato 1200 crediti, piede debole 3 stelle e mossa abilità 2, alto 187 cm, 82 di fisico, 83 di difesa, sarebbe più un CDC, infatti l'ho lasciato, è sempre centrocampista centrale, solo che ecco è un po' più indietro degli altri centrocampisti, quindi è davvero un buon centrocampista, si fa sempre vedere quando c'è un'azione, è sempre presente, ma a me è partito sempre dai suoi piedi, un'azione parte sempre dai suoi piedi. Come altro centrocampista centrale ho scelto Kevin Prince Boateng, 80 di tiro, 77 di velocità, 78 di passaggio, 81 di dribbling, 70 di difesa e 84 di fisico. Questo sì che si può dire che sia un centrocampista completo. 4 di piede debole, 4 di mossa abilità, work rate alto normale, quindi è un ottimo centrocampista. Come COC ho scelto Ilkay Gundogan, pagato 1100 crediti, work rate alto normale, 4 anche lui di piede debole e anche lui 4 di mossa abilità, 80 di velocità, 83 di passaggio e 86 di dribbling. Queste sono le statistiche che spiccano di Ilkay Gundogan. Come attaccante ho scelto Adrian Ramos, attaccante
colombiano del Borussia Dortmund, 86 di velocità, 76 di tiro, 77 di dribbling e 73 di fisico. Sono anche per lui statistiche che spiccano nella sua carta. Però devo dire che, ecco, come potete vedere, due partite giocate, già due gol, quindi è davvero un ottimo giocatore. Potete metterlo sia a destra che a sinistra, perché tanto ha tre di piede debole. Partner di Ramos è Immobile, suo compagno di squadra, 4 anche lui di piede debole, però 3 di mossabilità, 70 di velocità, 80 di tiro, 60 di passaggio, 76 di dribbling, 32 di difesa e 78 di fisico. Ne fanno di Immobile davvero un buon attaccante. 5 partite e un gol, vabbè, comunque mi piace, perché comunque aiuta molto la squadra. Work rate alto normale e basta. Quindi ragazzi, questo è lo squad build che oggi vi ho portato, spero vi sia piaciuto. Questo è sì, economico, come ho detto all'inizio, o almeno credo di aver detto, e spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciate un bel like, ripeto che il mio link della pagina YouTube lo trovate sotto nella descrizione, quindi iscrivetevi ragazzi al canale di Noi Malati di Foot, perché secondo me è uno dei migliori canali che potete trovare in Italia su informazioni di foot. Qui da Erilas è tutto, bella!